Buonasera al professor Stolti, che è docente di diritto romano e diritti dell'antichità dell'Università degli Studi di Siena. Noi siamo qui per questo ultimo libro, che è del 2020 e della ristampa di quest'anno, del 2021, La cultura giuridica dell'antica Grecia, legge, politica, giustizia. Ora una prima domanda, professor Stolti, quella forse che fanno tutti quanti: com'è che viene l'interesse intorno al diritto romano, a quel che con questo nome abusivo è il diritto greco? Non è solo, come dire, il mestiere che poi ha trovato, no? Prego. No, come spesso in questi casi, diciamo, precipitano diversi fattori, passioni, casualità, incontri. Io mi sono accostato al mondo del diritto come dire, con qualche cautela, con una convinzione non enorme, ero portato più per studi di carattere letterario, soprattutto filosofico. Soliti calcoli di opportunità, si ripiega sul diritto. Inizialmente ho avuto un rapporto non facilissimo, poi questo rapporto è cambiato e soprattutto, come dire, col tempo uno vede il diritto anche nella sua dimensione culturale. È una delle grandi voci della cultura, del pensiero, del logos di un popolo. Da qui poi anche incontri, come dire, personali, persone che hanno molto inciso, Paolo Grossi, Aldo Schiavone, mi sono orientato verso la storia giuridica, in particolare verso la storia giuridica del mondo antico, per molto tempo con esclusivo riferimento all'antica Roma. Poi anche lì una serie di circostanze, parte fortuite, per cui in alcuni studi mi ero spinto verso il mondo greco, poi sono stato chiamato all'Università di Siena dove c'era un insegnamento dei diritti greci, da allora ho iniziato a insegnare questa materia e diciamo la passione è cresciuta, anche perché chiaramente quello è uno scenario in cui c'è meno, come dire, meno spessore tecnico del discorso, non ci sono giuristi in senso stretto, non c'è una letteratura esclusivamente giuridica, specialistica, ma c'è questa che nel libro chiamo una giuridicità diffusa. Sono tante questioni attinenti al diritto, in particolare attinenti alla legge, alla legalità, alla giustizia, che sono rinvenibili in una pluralità di fonti e quindi le fonti filosofiche, le fonti cosiddette letterarie, quello che in altri tempi mi sarebbe piaciuto studiare in via esclusiva, ha ripreso un po' il sopravvento. Bene, tenterò per dire così di riprendere la domanda di Alcibiade a Pericle, come racconta Senofonte, no? Allora, professore, dimmi, sapresti spiegare che cos'è la legge? Questo libro è un tentativo immenso, no? È Tutto sommato. vero, è vero, è esattamente un tentativo di rispondere a quella domanda in apparenza così semplice e persino banale, che tra l'altro si ritrova in un'opera come I Memorabili di Senofonte, che diciamo rispetto alle opere dei fratelli maggiori di Senofonte ci appare un'opera fin troppo semplice, quasi, quasi superficiale, no? Nella scuola socratica non c'è dubbio che Senofonte non fosse il più profondo e il più acuto dei pensatori. E Bella domanda. quel testo ci consegna anche, come dire, una semplicità solo apparente, perché la risposta di Pericle è quasi, come posso dire, di quelle che lasciano disorientati, perché cioè, beh, che vuoi che sia, è quel che decide chi ha il potere, sostanzialmente. In termini che, fra l'altro, non sono lontanissimi, qui sono una veste positiva, ma non sono lontanissimi da quelli che usa Frasimaco nella Politeia, nella Repubblica, dove, come
considera la giustizia sempre l'utile del più forte, di chi ha il potere, quale che sia la veste. C'è questa, come dire, indifferenza rispetto alla diversa soluzione istituzionale. Cioè, Pericle risponde ad Alcibiade: qui siamo ad Atene, siamo in una democrazia, che cosa vuoi che sia il nomos? È quello che la maggioranza del popolo, riunendosi in assemblea, decide, è il dogma, è la decisione politica. Cioè, e se fossimo in un'oligarchia, lo stesso. Chi avrebbe il potere in un'oligarchia? I pochi. E allora la legge sarebbe il prodotto della decisione dei pochi. Indifferente, il meccanismo è indifferente alla concreta soluzione istituzionale via via adottata. Come, ripeto, un po' in termini diversi, ma nel testi, nella politeia, nelle argomentazioni di Trasimaco. Addirittura in Senofonte c'è un elemento ulteriore, perché si arriva a attendere, diciamo, il nervo del ragionamento fino all'estremo, la tirannide. Cioè, allora dice Alcibiade: se fossimo in una tirannide dove il potere ce l'ha solo il tirannos, sarebbe nomos anche quello che decide il tirannos. Questo è, come dire, è pressoché paradossale, perché il tiranno è per definizione colui che si pone fuori dello spazio di ogni legalità, di ogni regola proprio del consorzio umano, per cui c'è tutto questo immaginario, no? Del tiranno che sovverte tutto, creatura incestuosa, eccetera, eccetera, perversa e tutto quanto. E però qui addirittura si dice: beh, ce l'ha lui il potere, quindi anche quello è il nomos. Però qui si pone una condizione: deve esercitare la persuasione. Cioè, tanto più il potere si concentra, tanto più attorno a quel potere, quando legifera, si deve creare un consenso. Occorre una strategia di consenso, perché altrimenti il nomos, la legge, si rovescia nel suo opposto, nella anomia, che non è solo vuoto di legge, ma anche violazione di legge. E diventa violenza, dal nomos diventa violenza. Questa voce è, come dire, la voce apparentemente più semplice, ma anche, appunto, per questi risvolti meno lineari, anche un po' sorprendente. La cosa ancora più interessante è che convive con tutta un'altra serie di immagini del nomos, che sono assai meno semplici, assai meno lineari. Qui il nomos è proiezione di chi ha del potere politico, è il prodotto, la decisione di chi governa la città. Però per tutto il quinto e anche per buona parte del quarto resistono concezioni di nomos più antiche, più risalenti, più complesse, in cui non si perde mai completamente il legame, diciamo, con il fondo religioso e trascendente. Perché non ci dobbiamo dimenticare che il nomos nasce come termine per indicare la legge divina, gli usi sacri, le consuetudini legate al culto, alla devozione, eccetera, eccetera. Quindi ha questo retroterra trascendente, religioso, mistico, che la parola, diciamo, non cancellerà mai, che l'uso politico del termine nomos come legge della polis non cancellerà mai. Infatti io nel libro sostengo non è una laicizzazione, come spesso si dice, a parte nel mondo antico io non credo funzioni mai molto bene questa nostra categoria, ma soprattutto non è che qualcosa di religioso diventa profano e laico. Il punto è che si sedimentano una serie di significati l'uno sull'altro, una stratificazione semantica per cui vengono coperti i significati più risalenti, ma a un certo punto nulla vieta che rispuntino fuori. Ancora in certi passaggi della retorica di IV secolo avanti Cristo si dice per quali ragioni si deve la massima obbedienza alla legge, e al primo posto si mette perché dono e invenzione degli dei, non perché è una decisione politica della città. In fondo tutto il libro, gran parte del libro, è proprio costruito in questo tentativo di scavo nella stratigrafia del nomos. È valido ancora un parallelo con l'attualità. Questa questione è stata posta in tutt'altro modo da Carl Schmitt, no? Ma è valida ancora adesso, anche dopo Schmitt, questo parallelo. Cioè, sembra, da come
Lo scrive nel libro anche, sembra, parla della Grecia, ma sembra il pianeta adesso ancora. Questa è la sensazione da lettore, così. Allora, guardi, diciamo, io ho usato la Grecia in un modo un po' curioso, l'ha colto molto bene in una presentazione del libro Geminello Preterossi, perché da una parte il paesaggio giuridico greco a me interessa per la sua alterità rispetto a Roma, alla Roma antica, rispetto alla tradizione giuridica che procede da Roma. Per altri versi, però, opera anche come cartina di tornasole per contrasto, per far emergere certi tratti del giuridico con i quali anche noi e persino oggi, ovviamente in forme, in termini diversi, però dobbiamo fare conti. Cioè, già il termine nomos, perché piace tanto a Cashmit? Perché non è riducibile a legge. Ora, a Cashmit questa irriducibilità di nomos a legge interessa soprattutto per motivi teorici che sono tutti suoi, beh, di trovare una categoria, una nozione che gli consenta di comprendere l'ordine normativo, diciamo, delle grandi potenze europee, di quello che lui chiama ius publicum europeum da Vestfalia alla prima guerra mondiale. Quindi come ci si è spartiti, per esempio, le grandi conquiste transmarine, in base a un atto normativo che era che cosa? Certamente non era la legge come legge dello Stato, perché lì ancora non c'è nessuna presenza statuale. Quindi è una legge prima della legge, è una legge prima dell'appropriazione dello Stato. E allora chiaramente il termine nomos gli fa straordinariamente gioco, perché evoca la normatività che arriva dal basso, evoca l'idea del distribuire, dell'appropriarsi, del dividere, l'etimologia dal verbo nemein. E naturalmente a me tutto questo, ai fini della ricostruzione della storia greca, interessa meno. Però, paradossalmente, autori come Schmitt, che appunto sono interessati a tutt'altro, hanno colto molto meglio la verità storica, l'irriducibilità storica di nomos a legge rispetto ad alcuni studiosi dell'esperienza greca antica. Soprattutto siamo stati talora condizionati, ma questo lo diceva già Schmitt, dalla traduzione ciceroniana. E Cicerone è il primo che traduce nomos come legge. E Schmitt dice che è un grandissimo fraintendimento. Ed è vero, perché il nomos greco è molto di più della lex dei romani, come è di più della legge nostra, anche perché i greci a loro volta non hanno un termine che sia traducibile col nostro diritto o col latino ius. Quindi, in fondo, nomos sì, è la legge, ma è spesso la legge con la L maiuscola, è l'ordine normativo, è il complesso nomico. E la cosa interessante è che anche ciò che è, diciamo, che la legge della città si trova davanti, quella che noi chiameremmo l'etica, la morale, il senso della giustizia, il diritto naturale, il diritto non scritto, il diritto consuetudinario, tutta questa gamma di realtà altre, talora oppositive rispetto al diritto posito, al diritto vigente in una comunità. Bene, tutto questo per i greci è comunque nomos. Questo lo si coglie benissimo in quel testo straordinario che è l'Antigone, dove i moderni hanno voluto leggere tutte queste opposizioni, famiglia contro Stato, legge positiva contro diritto naturale, diritto contro morale, ragion di Stato contro disobbedienza civile. In realtà è un conflitto tutto interno al nomos, perché sono tanto dei nomoi quelli invocati da Antigone, gli agrapta nomina, le leggi non scritte, quanto un nomos, il kerygma, il decreto con cui Creonte vieta la sepoltura di Polinice. E quindi per dire così sarebbe solo una storia di famiglia allora, Antigone? Sì, non... È una battaglia di fratelli. Non è... solo, i fratelli non sono solo Eteocle e Polinice, i fratelli sono anche i nomoi che reciprocamente si danno la morte, come reciprocamente si conducono alla rovina i due coprotagonisti che invocano in maniera altrettanto naturale quei nomoi.
Ma del resto siamo a Tebe, e a Tebe dalla fondazione con gli Sparti, con i seminati in là, i fratelli si sono sempre ammazzati a vicenda. Sì, è uno scontro tra fratelli, ma del resto lei ha usato proprio la terminologia che per esempio troviamo nel Critone, quando i nomi della città personificati si rivolgono a Socrate e parlano dei nostri fratelli, i nomi dell'Ade. Quindi c'è un legame adelfico che lega le leggi terrene con le leggi religiose, con le leggi dell'aldilà. Nessun romano avrebbe mai sottoscritto un'immagine di questo tipo, come ovviamente nessun moderno, figuriamoci, fatto il nome di Cashmere, no? Quando recupera da Hobbes quella enunciazione lapidaria. Auctoritas non veritas facit legem, quello che conta è l'autorità che pone la legge, tutto il resto c'è indifferente. Poi io non, intendiamoci, non inseguo come dire, l'attualità a tutti i costi, anzi spesso a me quello che piace del mondo antico è proprio la sua inattualità, che mi consente di stare fuori dal mio presente, no? E di guardarlo in maniera un po' critica. Non rimanere a rimorchio. Però nei dibattiti attorno al nomos, nelle diverse concezioni in campo, come dire, tornano spesso elementi che sono di uno straordinario interesse, se non vogliamo dire attualità, nel nostro presente. Mi limito, tornando a Senofonte, a quel dato che segnalavo prima, no? Tanto più si restringe il novero dei soggetti da cui proviene il comando legislativo, tanto più è essenziale un'opera di persuasione, una strategia e una costruzione del consenso. Se pensiamo a quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, mai si è detto che era tanto necessario trovare un consenso attorno a un atto normativo. Ma perché? Perché tanto più si era ristretto il novero dei soggetti da cui proveniva la normativa per far fronte all'emergenza epidemiologica. C'è un dettaglio che ho colto nel suo libro e che mi interessa molto, forse porta anche fuori, diciamo, dall'ambito del libro stesso e anche un po', insomma, delle domande intorno al libro che le sto ponendo. Ovvero l'accorgermi, lei lo nota precisamente, e poi, come dire, non è l'argomento del libro anche. Ed è che anche là dove pare ci sia, pare, laddove c'è questa grande differenza tra tirannide e democrazia, ma la democrazia era non di pochi, perché era il demo, ma insomma non erano, tra virgolette, tutti. Cioè, era una parte della società che veniva chiamata la società. Queste cose si sono ripetute nei secoli, insomma, mica sparita, appena due riferimenti. Quando è stato un giurista, non teorico, ma scritto, non è notissimo in Italia, in italiano, mi ci sono imbattuto per caso, Jean-François Sobry. Ha scritto intanto un librone su Machiavelli, che non lo citiamo mai, e poi ha scritto, post-rivoluzione, qualche cosa intorno apparentemente a un dettaglio. Il libretto, 28 pagine, il discorso sul cerimoniale. Ora lui è stato giurista, però queste formazioni di allora, cioè ha cominciato come architetto, poi è stato giurista, poi è diventato editore, libraio, editore anche delle sue stesse opere. L'ha scampata per un pelo la rivoluzione, stava per essere fatto fuori. Poi invece diciamo che il fine carriera era il capo poliziotto di tutte gli uffici di polizia di Parigi. E lui dice: il mondo. Ma addirittura il mondo, lui è un'ironia, ma va anche letta, perché lui non la racconta come ironia, però il mondo è quel che nominano
quei quattro là in quel salotto. Questo è il mondo per costui che ha attraversato tutta quest'epoca. E poi leggendo tutte altre cose, leggendo la biografia di un gesuita, che è uno di quelli che se n'è andato per primi in Cina, e quindi Martino Martini, cioè il secondo, no, che se ne andò là, e dicono che era di Trento, faceva parte delle famiglie di Trento. Ho capito, ma nel libro viene riportato che cos'era Trento. Non dicono che ne so che era 35.000 abitanti, no, 120 famiglie, finito. Tutto il resto non arriva lì. E così anche in altre storie. Recentemente ho letto e ho intervistato il professor Lattes su questa storia che ha fatto sul tetto di Roma nel 600. Il 65% degli abitanti del ghetto non avevano diritto di voto, che poi è speculare alla società coeva, d'accordo, ma è un'enormità questa. E Schmitt fa una provocazione, d'accordo, è nazista, conferma, è nazista, ma Smith fa una provocazione quando dice che non si è mai vista nessuna democrazia che non abbia schiavi. E come si fa a non confermarlo questo? Cioè, che ci siano gente che non arriveranno mai, non sono mai quelli che noi crediamo. Cioè, io sono, che ne so, del popolo, però mi sono istruito, ho fatto qualcosa, eccetera, ma tutte queste maree di migrazione e di altre cose, il pianeta della prostituzione. Come lo legge questa questione? Cioè, come dire, c'è la buona volontà che un domani questo diritto possa. Sono due questioni forse che vorrei porre, ma sono partito così a caso, quasi mi scuso. Per un verso che non riguarda tutti, e per l'altro verso poi appunto che l'utilizzazione di coloro che hanno il potere è enorme. Non è neanche una provocazione. Io sostengo che ogni società può eliminare uno se gli dà fastidio, anche le democrazie come. Le lascio questa grande palla. No, difficilissimo rispondere, naturalmente. Qualche elemento di sua riflessione. Allora, parto dall'inizio, da quello che lei diceva, il rapporto democrazia tirannide. Certo, c'è quest'ombra tirannica sulla democrazia, che è percepita sia dai suoi avversari, dai suoi critici. Non ci dimentichiamo mai che ad Atene la maggior parte delle riflessioni sulla democrazia che ci sono giunte sono riflessioni fortemente critiche. Lo Pseudo Senofonte, il vecchio oligarca, tutto Platone, buona parte di Aristotele, solo per fare Aristofani, cioè. La maggior parte delle voci sono voci estremamente critiche. Però è percepita anche dall'altra parte, cioè da coloro che o sono leaders della democrazia o comunque sono nell'entourage, sono particolarmente vicini ai grandi leader. Penso per esempio al Pericle di Tucidide, che dice apertamente: noi ateniesi, rispetto alle altre città greche, abbiamo una tirannide, che può essere vergognoso, ingiusto conquistare, ma sarebbe rovinoso perdere. E quindi, senza alcun infingimento, il nostro è un potere dispotico sulle altre città. Oppure pensiamo anche alla onnipresenza di tiranni sulla scena tragica. Un libro che ho chiuso da poco, che sarà dedicato proprio a diritto e potere in Eschilo e Sofocle, la giustizia in scena, ho dedicato un capitolo alla onnipresenza del tema tirannico nelle tragedie, a partire da Eschilo, in qualche modo già il Serse
dei persiani, un despota assoluto, non un tiranno, perché il tiranno è proprio delle città greche, ma almeno nel Prometeo incatenato c'è uno Zeus straordinariamente tirannico, e poi in Sofocle, che è vicino a Pericle, ancora più frequenti le figure tiranniche. Perché tanta insistenza sul tiranno, se l'esperienza della tirannide Atene se l'era buttata alle spalle da un secolo, e l'avversione alla tirannide era l'unico punto su cui convergevano tutti, democratici e oligarchici? Perché dover ancora tanto insistere? Perché evidentemente si percepiva perfettamente che ogni forma di governo ha in sé il rischio della degenerazione, e la stessa democrazia si porta dietro il rischio di rovesciarsi in quello che dovrebbe essere il suo opposto, ma c'è il rischio del demos o della sua maggioranza, il pletos, o dei demagoghi, dei leaders di questa maggioranza che si acquisiscono un potere sfrenato, senza misura, senza freni. Cioè tutta l'idea proprio tragica, drammatica, angosciosa del potere per l'uomo greco. Certo, la democrazia in Grecia poi è un'elite. È un'elite non di classi, di ordini, sono pochi cittadini, il 10%, il 15%, il 20%, forse non ci si arriva, di tutti gli abitanti dell'Attica, di tutti coloro che stabilmente risiedono ad Atene e in Attica. La democrazia è l'allargamento di un privilegio, ha un fondo irriducibilmente aristocratico. Quello che in Omero troviamo come appannaggio di pochi eroi, da cui tutti gli altri liberi e cittadini sono esclusi, la democrazia ateniese lo dilata al massimo che per quel mondo fosse pensabile, cioè a tutti i cittadini. Ma ovviamente non si va oltre, e rimane questo fondo aristocratico. La cittadinanza stessa è qualcosa di elitario, di gelosamente aristocratico, di ristretto, di chiuso, per cui, per esempio, certe uscite a volte dei moderni, la democrazia e la democrazia ateniese senza schiavi, è un ossimoro, è come dire che una sfera è un quadrato senza i lati. Sì, grazie. È vero che rispetto, diciamo, alla tradizione marxiana classica, ancora seguita da studiosi anche autorevolissimi, si sono introdotti degli elementi di complicazione in più. Cioè rispetto alla vecchia lettura che diceva questi si sono permessi la democrazia perché non facevano un tubo e avevano gli schiavi che lavoravano al posto loro, le cose credo siano un po' più complesse. C'è il lavoro degli schiavi, ma c'era soprattutto l'enorme ricchezza che arrivava dal commercio e dalla presenza stabile di stranieri residenti ad Atene per commerciare, cioè i metesi, e c'era lo sfruttamento veramente in forma tirannica delle città satellite, delle colonie, degli pseudo alleati, delle città, diciamo, soggette alla talassocrazia ateniese. Quindi c'è una rete di sfruttamenti diversi, e poi c'è anche il fatto che la politica è stata la grande passione dell'uomo greco, per cui come dire, era percepita come un fine, non come uno strumento, per cui non è detto che diciamo soltanto il ricco, soltanto colui che non aveva alcuna preoccupazione economica se ne occupasse. Anzi, le riforme della metà del V secolo hanno determinato il contrario. Siccome la partecipazione al Tribunale Popolare, al Consiglio e all'Assemblea era retribuita con un rimborso spese, sostanzialmente chi era più presente negli organi pubblici, in questi organi collegiali, erano proprio più poveri, erano coloro, i nullatenenti, gli anziani, erano coloro che avevano da guadagnarci da quel piccolo rimborso, laddove il grande imprenditore, il grande commerciante, per lui sarebbe stato risibile quel rimborso. Quindi c'è anche un meccanismo diciamo apparentemente inverso. Poi c'è il grande problema, cioè un mondo che è così legato all'uso della parola, della persuasione, della retorica pubblica, veramente riconosce a tutti la possibilità di parlare, convincere altri, eccetera, eccetera, o fatalmente
si innescano queste dinamiche elitiste per cui spicca un'elite, quelli che veramente sanno parlare, i retori, i demagoghi, quelli che sanno guidare il popolo. È un grosso problema. Io credo che però, riferimento solo alla democrazia ateniese, non dobbiamo nemmeno sottovalutare un elemento, cioè la capacità di reazione critica di un popolo ateniese che era comunque un popolo per gli standard antichi estremamente più colto e soprattutto molto partecipe della cosa pubblica. Cioè, se io per tutta la mia vita alla democrazia non partecipo se non votando una volta ogni 5 o 6 anni, non mi interesso, non mi informo, non mi faccio nessuna esperienza, è chiaro che io non ho gli anticorpi critici rispetto a qualunque demagogo, qualunque retore, qualunque argomentazione che mi viene proposta. Se io in vita mia sono stato 60 volte in tribunale, sono stato sorteggiato nella Bulè, ho coperto per sorteggio decine e decine di magistrature, sono stato infinite volte in assemblea, probabilmente ho anche gli strumenti per vagliare gli argomenti che mi vengono proposti, seguire i dibattiti con cognizione di causa. Quindi non esaltiamo alla vecchia maniera questa democrazia, che è una democrazia di pochi, che è in fondo una costruzione di privilegio, però non ci immaginiamo nemmeno questo demos come una massa di sprovveduti che, come tante pecore, seguono pochi astuti demagoghi. Non prendiamo troppo sul serio Aristofane, ecco, che aveva il compito di far ridere, in fin dei conti. Sì, lì c'è tutto un passaggio tra la tragedia, diciamo la commedia. Io faccio un balzo adesso di millenni, arrivo a Victor Hugo, no, non ci occupiamo più dei re come nella tragedia, non ci occupiamo dei grassi mercanti come, non lo so, nelle nuvole di Aristofane, ma i miserabili proprio, cioè sono gli ultimi 200 anni, ma pur posta così è la questione. Cioè io ho come... con molta semplicità posso dire che non posso fare questo parallelo, però io farei parte di quel 50%, di quell'80% allora che non poteva votare, che qualsiasi cosa dirà, che non farà storia, che non sarebbe finito nemmeno in una commedia di Aristofane, perché cosa aveva? Allevava i cavalli, questo, eccetera, no? Il figlio si mangiava tutti i soldi, ma se si rimangiava vuol dire che ne aveva, insomma. Faceva parte, diciamo, dei cittadini, comunque, voilà. Non era l'elite, non era, ma è questo. Sì, io volevo chiederle un accenno a questo suo altro libro che sta, non so se l'ha appena concluso anche quello, perché ne avevamo parlato, Come si racconta un'epidemia, e quindi Tucidide e altre storie. E qui stabilì, cioè, non vale il parallelo, vale la provocazione di questa lettura, no? Sì, questo è, come dire, questo un po' la questione. Sta uscendo anche questo con Carocci, uscirà attorno a metà gennaio prossimo. È il frutto, come dire, della pandemia nostra da una parte, del fatto che durante questa pandemia leggessi tanto l'Edipo tiranno di Sofocle, quindi a furia di leggere di peste antiche mentre eravamo assediati dal coronavirus è nata questa idea di un piccolo libro che non è cioè non vuole essere una storia delle epidemie antiche, ne sono uscite anche troppe negli ultimi tempi e soprattutto non è uno di quei libri in cui si deve mostrare che nulla è mai cambiato e che il nostro coronavirus somiglia tantissimo alla peste di Tucidide, come se questo poi ci cambiasse la vita. No, a me che ha colpito è il modo con cui gli antichi narrano le loro epidemie, cioè proprio le strategie
di pensiero, di interpretazione, di narrazione che mettono in campo e le grandi questioni a cui legano il racconto dell'epidemia. Perché l'epidemia, la peste, l'oimos, il male, il cacò, insomma, quello che è, in questo momento non mi interessa, ma è sempre connesso ad alcune questioni nevralgiche, la questione del potere, inevitabilmente, in tutte le grandi scene greche di peste, dall'Iliade all'Edipo tiranno, in qualche modo anche a Tucidide, dove Pericle scompare, ma scompare in maniera tanto clamorosa che, come dire, anche questo è a sua volta significativo, perché Tucidide fa di tutto perché non sia imputabile a Pericle l'origine della malattia, ma in ogni caso c'è sempre un leader politico, è colui che gestisce il potere, che come causa o come risolutore interagisce con la peste. La peste è una questione politica, prima che biomedica, persino prima che religiosa, perché anche qui noi ci immaginiamo sempre, no, questi antichi come dei selvaggi, avranno creduto solo agli dèi, per loro sarà stata una punizione divina. Non è assolutamente vero. Lo è in Omero, ma già in Sofocle non è più così, perché la divinità Apollo lì è chiamato in causa semmai per porre rimedio all'epidemia, non è lui che ha scatenato l'epidemia. Quest'idea, questa lettura dell'epidemia come un castigo divino è molto di più nella tradizione ebraico-cristiana che nella tradizione pagana antica. E dove c'è invece un vuoto clamoroso, ma comprensibile, è nell'attenzione ai profili economici, che praticamente non vengono mai tematizzati nei racconti antichi sull'epidemia, se non tardissimo Procopio per la peste di Giustiniano, ma in una maniera anche piuttosto affrettata, ma non è nulla che ci possa stupire, perché sostanzialmente diciamo, c'è sia nei romani sia nei greci una tendenziale incapacità di cogliere la sfera economica come una sfera a sé stante e quindi non si concettualizza con forza, diciamo, il complesso di dinamiche proprie dell'economia. C'è al centro di tutte le narrazioni il problema politico, il problema in parte religioso, ma comunque il problema delle cause, di una spiegazione dell'eziologia. Anche questo poi scompare in gran parte dei racconti delle epidemie della prima cristianità. Per esempio, in Cipriano, nel De Mortalitate di Cipriano, diventa qualcosa di imponderabile la peste che è stata inviata da Dio come una prova, basta. Mentre invece nelle narrazioni antiche c'è una ricostruzione che può essere la più religiosa o la più laica, atea, pressoché come in Lucrezio, sulla natura delle cose, ma c'è, diciamo, sempre forte il problema eziologico, di una spiegazione delle cause. E Bene. quindi attorno a quelle questioni mi è parso, ripercorrendo proprio i testi antichi, sono partito da Tucidide perché diciamo è il più scientifico che racconta di un'epidemia. Sono tornato indietro a Omero, poi Sofocle, infine Lucrezio. Quindi ho accennato soltanto, ho dedicato un mezzo capitolo alle altre epidemie antiche. Mi interessavano soprattutto quelle greche, che poi alla fine sono due, perché sono quella di apertura dell'Iliade, quindi una finzione letteraria, quella di Atene, che probabilmente ha funzionato come un modello assieme, cioè la peste vera, quella storica di Atene, è stata probabilmente un modello insieme a quella di Omero per la peste nella Tebe dell'Edipo tiranno. E poi Lucrezio, che adotta per la scena finale del poema, proprio sempre il caso della peste ateniese, e quindi riprende talvolta quasi alla lettera, altre volte un po' meno, lo stesso Tucidide. Bene, io spero che quando usciranno gli altri due libri avrò l'occasione di leserli, di incontrarci ancora. Io accenno
a come in effetti questo suo libro, La cultura giuridica nell'antica Grecia, è proprio un cantiere a cielo aperto, cioè, come dire, molte cose sono note, ma la sensazione è che ha disseppellito e ha rimesso in luce questioni. Alcune lei prosegue, altre, come dire, ce le lascia lì a disposizione, facendo tutto questo grande lavoro. E io la ringrazio anche da parte degli ascoltatori della nostra piccola grande web TV, liberi.tv, e ci diamo, spero, appuntamento per altri incontri, perché veramente la sua ricerca è molto interessante. Avevo un'enorme questione, quindi non posso porgliela perché aprirebbe un altro. Cioè, lei è studioso di, appena l'accenno mi fermo dopo, lei è studioso, no, di diritto romano, per cui ci sarebbe da che cosa è stato integrato, cosa è rimasto, che cosa ha fatto Giustiniano, perché ha fatto fuori le interpretazioni di Rabini. Va bene, questo sarà per un'altra intervista. Grazie ancora, allora. Grazie a lei, grazie ai nostri ascoltatori.